Buongiorno, buon lunedì, bentornati sul canale. Questa volta un video un po' più tranquillo del solito, perché lo vado in spiaggia e non c'ho voglia di fare niente, come tutti quanti, penso. Non vedo l'ora che arrivino le ferie. Però voglio farvi vedere cosa ho comprato lunedì scorso con la mia amica Lia qui a Napoli. Ho fatto un po' di spese e in più mi sono arrivati anche dei pacchi a casa di cose che ho comprato online. Quindi godetevi il video. E poi mi scordo sempre di chiedervi come state. Sono proprio uno scostumato. Sì, mi sono appena svegliato, si vede. Sto facendo un po' tardi la sera. Estate. Si esce, si beve, si mangia, ma sì, ma chi se ne frega. Cominciamo con le prime cose che ho comprato questa settimana. La prima cosa molto semplice, ecco qui, ho preso questi sacchettini che sono in simile di juta, tipo juta, che io acquisto proprio da tanto tempo oramai, circa un annetto che prendo questi sacchettini per le creazioni, sono bellissimi, all'interno sono fatti in questo modo e fuori così, poi io li abbellisco sempre mettendoci un altro cordoncino con il mio biglietto da visita, un ciondolino a forma di drago, visto che comunque bene o male faccio drago, oramai l'avete capito. E quindi niente, ne ho presi 25, li ho pagati 25 centesimi l'uno in un negozio di pakistani a Napoli. Se volete sapere dove, come e quando, scrivetemi in privato e vi mando comunque l'indirizzo. Poi ho acquistato una ventina di queste scatole, che sono carinissime, che sono automontanti, ovviamente tu devi soltanto attaccare, non dovete usare colle o qui, questo è il coperchio in questo modo. Questa è la parte di sotto e montata viene così. Non è carinissima? E questa anche la uso per le spedizioni, ovviamente poi metto la carta alla pluriball, eccetera eccetera, così le creazioni non si distruggono. Poi ho comprato un po' di charms. Allora, ho preso questi charms che mi sono stati consigliati da Agape Bijou, il suo canale ve lo metto nella descrizione, che è stata con me a Napoli, se avete visto il vlog di sabato. E Freya, perché entri nelle buste? Il mio gatto adora le buste, ma penso tutti i gatti. Questi qua le avevamo scambiati per i charms dei quattro elementi, ma invece sono i charms delle quattro stagioni. Molto carini, e penso che li metterò come abbellimento su delle scatole che spedirò. Poi ho preso dei charm per i doni della morte di Harry Potter, visto che uscirà a breve, in autunno, quasi in inverno, a novembre, uscirà il film delle bestie fantastiche, e quindi credo che farò un app a tema Harry Potter con tutti i personaggi, più che altro con tutte le bestie fantastiche che bene o male conosciamo, che non conosciamo anche perché nessuno le ha viste. Poi ho preso, aspettate un attimo, Freya, non è il momento della busta questo, tesoro di papà. Dopo te la do. Poi ho preso questi, se ve lo faccio vedere aperto se riesco, li hanno scocciati ben bene, sono degli acchiappasogni e avevo pensato di fare gli acchiappasogni dei draghi, eccoli qua, sono una figata, brillano tantissimo, poi tra parentesi io perciò lo sempre dallo stesso a comprare, perché mi fido di quello che mi consiglia di comprare, insomma. Poi ho preso questi Swarovski, sono Swarovski della Preziosa, sono spettacolari, ho preso di vari colori, sempre dei quattro elementi, perché io devo creare altre copie dei quattro elementi che ho creato, dei draghi che ho creato. Poi una cosa fighissima che andrò a prendere su Amazon, e questi sono i colori per il face painting e il body painting, visto che una mia amica presto, anzi due mie amiche presto diventeranno mamme e mi hanno chiesto di dipingere il pancione, quindi io spero di farlo il prima possibile, perché altro po' partoriscono e non riusciamo a fare questa cosa. I colori sono arrivati in un giorno con Amazon Prime, il costo di questa confezione dovrebbe essere, se non erro, 24 euro, non mi ricordo bene, e ho preso questa per provare, perché se poi mi piace la qualità dei colori Snazaru, perché mi sono stati consigliati dalla mia amica Diana, che appunto fa face painting, ha fatto comincia a prendere questi, vedi come ti trovi, e io ho preso questi qui della Snazaru. Ci sono, fammi vedere un po', sono 20 articoli, ci sono i colori blu, rosa, verde, arancione, marrone, giallo, rosso, viola, blu chiaro, celeste, bianco, nero e anche il rosa qui dietro, con due pennellini,
due pennellini, uno piccolo e uno grande, e quattro spugnette, e c'è lo spazio per l'acqua, perché questi si utilizzano con l'acqua, sono una figata. E all'interno troviamo anche, aiuto, ce la posso fare, il manuale per fare alcuni face painting, diciamo, molto veloci per i bambini, per le feste. Lo consiglio per chi vuole intraprendere magari questa carriera di face o body painting, perché è una figata pazzesca. Mi è sempre incuriosito molto questo mondo, però al momento non mi va di aggiungere un'altra passione alle mie, perché sono incasinato già di mio. Posiamo questo. Un pacco appena arrivato, devo scartare assolutamente. Ovviamente vedete, il mio negozio di fiducia è lebimbi.net. L'immancabile velina rosa. Oh, strano, Elisa mi ha dato questo omaggio, cose che io non ho mai usato, ma che sono molto carine, non le ho mai viste. Grazie Eli. Elisa manda sempre un omaggio a chiunque, diciamo, compri da lei. In ogni caso, questa è la fattura. E vediamo un po' cosa ho preso, perché ho detto vabbè, mi serve un po' di resina più grande, e ho preso la resina E30 acqua trasparentissima, questo effetto acqua per la resina. Voglio fare un po' di cose in resina. Poi ho preso alcuni tipi di turchese di vari tipi, perché ho in mente di fare un'app a tema egiziano. Come ben sapete, l'Egitto ha l'oro e il turchese. Tutto questo mi è stato comunque suggerito dalla mia amica Agape Natalia, insomma. Allora, vi faccio vedere un po' i colori oro della Premo, prima di tutto, perché li adoro e sono spettacolari. Allora, c'è, ho preso l'oro 18 carati, che sarebbe questo. Poi c'è il, come si chiama questo? Yellow Gold Glitter, che è spettacolare, infatti ne ho presi due. E poi ho preso quest'altro tipo di oro, che è antico, oro antico, che penso siano assurdi come colore oro. Questo è oro un po' più così, insomma, più vivo come colore, più nuovo. A me piace molto invece l'oro quando dà l'effetto antico. E poi i Premo Opal, quelli con i pezzettini di opale all'interno. Ne ho presi due perché comunque lo consumo a morire, e quindi niente. Dentro turchese, ho preso il turchese. Poi quest'altro qui invece è il il blu translucent, ecco, non mi ricordavo di averlo preso, c'è un altro, non ero sì. E poi il blu cobalto, dovrebbe essere sì, cobalt blue più. E gli altri invece sono, lo faccio vedere troppo veloci, prima avete ragione, il viola. Io adoro la Premo perché, ragazzi, mi è sempre morbida. Una cosa però, perché anche il film professional nuovo è sempre morbida, questo è il giallo translucent, è spettacolare. Basta, finito? Oh mio Dio, finito, c'è tutto, no! E niente, ho comprato un po' di cosine, spero vi siano piaciute, spero che anche voi magari possiate arrivare qui, venire qui a Napoli a comprare qualcosa, magari andiamo insieme, fatemi sapere se venite qui ad acquistare qualcosa dai pakistani. Volevo ringraziare tutte le persone che ci stanno iscrivendo al canale, spero che questa settimana arriveremo ai 2000 iscritti, non ci posso credere. Vabbè, fatemi sapere se vi sono piaciute le cose che ho comprato, sia quelle online che acquistate anche qui nei negozi a Napoli. Vi aspetto mercoledì per un tutorial e venerdì idem per un altro tutorial. Ci vediamo mercoledì.